Sono Guglielmo Nenzivillo, sono un ricercatore universitario di questo Ateneo della Sapienza, lavoro nel Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, mi occupo di storia della scienza, di storia della sociologia. Sono qua per presentare la collana Gnosis, la collana di Scienze Sociali, la nuova collana che è nata, diciamo, quest'anno, l'iniziativa del direttore editoriale Gennaro Guerriero e direttore di collana che sarei io. Questa collana, diciamo, nasce sotto gli auspici migliori della legislazione italiana, nel senso che per esempio ha criteri di internazionalizzazione, gli stessi criteri che sono stati stabiliti dall'Ambur, diciamo così, e è aperta alla collaborazione di studiosi, ricercatori giovani delle varie università, che hanno prodotto delle ricerche intorno alle scienze sociali. Le scienze sociali, come dire, non sono nuove all'innovazione delle collane scientifiche, perché molti colleghi hanno lavorato e lavorano in collane scientifiche di scienze sociali. Questa in particolare diciamo, si avvale della collaborazione di colleghi dell'Università statunitense, il collega di Chalmers dell'Università del Brasile, un membro facente parte dell'Università di Berna, dell'Sant'Agostino Tobago, dell'Università di Edimburgo, Girona, in Europa, e poi colleghi italiani dell'Università di Tor Vergata, dell'Università di Palermo, dell'Università di Milano. Ecco, questa compagine di studiosi, ricercatori insieme, diciamo che offre un panorama internazionale abbastanza ricco di spunti e di temi che possono essere, diciamo, recepiti da una collana come la nostra. Questa collana studia i confini interdisciplinari, si avvale anche dell'esperienza del sottoscritto che per molti anni ha lavorato sulla fondazione della scienza sociologica e che tende nei suoi lavori anche a riportare un attimo di attenzione sulla storia della sociologia come scienza. Un po' un grido anche di allarme intorno a questa disciplina che ha visto un po' disgregarsi il suo interesse nei confronti di una concezione generale della storia delle scienze, e questo lo dimostro nel secondo numero della collana che è decollata a settembre da poco e che praticamente è un testo, un'epistemologia senza storia, dedicato alla visibilità delle scienze sociali nelle altre discipline, nella logica, nella matematica, nella grande tradizione filosofica e scientifica italiana. Questo testo sarà rieditato, diciamo, e come dire, lo presenterò sicuramente in un'altra occasione. Per adesso mi interessa, insomma, dimostrare con il mio interesse l'attenzione a questi temi fondativi della collana. La collana è aperta a tutti, nel senso che chiunque può avere le collaborazioni, l'importante è che abbia delle referenze scientifiche, c'è la peer review, quindi c'è la revisione tra pari, i membri si riuniscono per valutare i prodotti della ricerca e poi appunto si dà l'ok alla pubblicazione. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare l'edizione di Nuova Cultura per questo spazio e comunque resto a disposizione dei colleghi e chiunque volesse, diciamo, fare delle proposte editoriali serie di pubblicazione scientifica. Grazie.